Presidente, innovazione e digitalizzazione ovviamente vanno di pari passo con la sostenibilità. Proviamo a tracciare un percorso da qui al 2030. Ma la sostenibilità chiaramente richiede un'attenzione nei confronti dell'ambiente, della società, dell'economia molto maggiore, e il digitale è proprio la competenza tecnologica che permette di produrre dati e raccogliere le informazioni e trasferirle per riuscire a organizzare proprio queste tre aree di sostenibilità che sono fondamentali. Io credo che siamo negli anni della cosiddetta twin transformation, proprio il paradigma di cambiamento sia digitale che di sostenibilità, per cui è necessario fare un viaggio per riuscire a raggiungere questo ottimo, e un viaggio che in parte è anche il Next Gen EU, che è stato finanziato dall'Europa e che in Italia è calato col PNRR, proprio è tracciato da questo tipo di segno. Io credo che dobbiamo farlo sia a livello di fondi pubblici, sia a livello di quello che ci viene appunto dato attraverso anche il PNRR, ma dobbiamo farlo anche cercando di sfidarci come istituzioni, e quindi cercando anche di mettere in campo una maggiore competenza digitale per raccogliere ancora più informazioni e affrontare le sfide della sostenibilità in modo afficcante, come ci viene richiesto appunto dal mondo in questi anni. Ecco, Human Tech è una delle più grandi sfide, no, di questa città, ma non solo della città. Come si incastona all'interno di Milano e che cosa magari può anticiparci o possiamo attenderci nei prossimi anni? Cosa auspica? Human Technopole è parte del distretto Milano Innovation District, che chiamiamo MIND, nella ex area Expo notoriamente, e l'obiettivo è di fare un centro di alta qualità sulla medicina preventiva e personalizzata. Abbiamo già i laboratori attivi, che da quest'anno diventeranno appunto laboratori anche aperti alla ricerca italiana, quindi ospiteremo anche ricercatori delle università italiane per venire a fare ricerca all'interno di Human Technopole. Diciamo che Human Technopole è un bel progetto dal punto di vista delle sfide sia della sostenibilità, perché Human Technopole si occupa di medicina e per definizione la medicina ha a che fare con l'impatto sulla sostenibilità ambientale e soprattutto sociale, e però ha anche molto a che fare con tutto il tema del digitale, perché la medicina moderna è figlia anche della medicina computazionale, quindi su quanto abbiamo conosciuto e sviluppato in termini di grandi macchinari che permettono di fare dei calcoli e anche di conoscere il corpo umano in modo ancora più analitico. E dobbiamo cercare di farla crescere coerentemente con il fantastico hub che abbiamo a Milano, che è fatto di grandi ospedali, di grandi università, e che si preoccupa di fare ricerca di base che deve essere anche tradotta poi in prodotti finali, quindi potenzialmente in brevetti e farmaci. E allora buon lavoro. Grazie mille.